Quanto alla somiglianza dei loro aspetti, tutti e quattro i viventi avevano fattezze umane, fattezze di leone alla loro destra, fattezze di toro alla loro sinistra e fattezze di aquila. Le ali erano spiegate verso l'alto, ciascuno ne aveva due che si congiungevano con le altre e due che coprivano i loro corpi. Procedeva ciascuno dritto dinanzi a sé, andavano là dove lo spirito li spingeva, procedendo non si voltavano. Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti che bruciavano a mo' di fiaccole. Questo fuoco si muoveva tra gli esseri, rifulgeva ed emetteva baliori, gli esseri andavano e tornavano come folgore. Seguito del Santo Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stava per andare. Disse loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che mandi operai alla sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali, e per via non salutate nessuno. In qualunque casa voi entriate, dite dapprima pace a questa casa. Se ivi sarà un figlio di pace, la vostra pace risposerà su di lui, altrimenti ritornerà a voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo ciò che vi sarà dato. L'operaio, infatti, è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. In qualsiasi città voi entrerete e sarete accolti, mangiate ciò che vi viene posto dinanzi. Guarite gli infermi che vi si trovano e dite loro: il regno di Dio è vicino a voi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, in questa festa di San Marco Evangelista, patrono di Venezia, patrono del Veneto, dunque festa, grande festa anche per noi. Ricordiamo la grande figura di San Marco Evangelista. Prendiamo coraggio dal suo glorioso e dolorosissimo martirio, che è di esempio del disprezzo per questo mondo e il vivo desiderio dell'eterna gloria. Ricordiamo a lui, preghiamolo anche a lui in questo giorno, chiamato anche delle litanie maggiori, che è all'origine una devozione distinta da quella resa al Santo Evangelista, ma che dunque confluisce con questa festa, e perciò ci si riferisce anche a lui. Anche i detti popolari parlano di San Marco. Ebbene, è di buon augurio, perché nei detti popolari, se piove a San Marco non ci sono frutti, invece il tempo è splendido, e perciò auguriamo buon esito per le campagne. Sapete, nelle litanie maggiori si benedicono le campagne, e a Roma e in certi posti in Francia, dove vi era il privilegio di processioni perfino con il Santissimo, vi erano recitate delle orazioni di una gran bellezza, nella quale ci si rivolgeva a Dio nominando singolarmente le varie piante, i vari tipi di frumento seminati, chiedendo che voglia temperare l'aria, temperare il caldo, temperare il freddo, temperare l'umidità, affinché in questo tempo nel quale la pianta
nasce, deve nascere, dunque Dio sia propizio, e non sono, cari fedeli, in questi giorni delle litanie maggiori e queste devozioni semplicemente così, usi, tradizioni. Perché quando in un certo paese, poi in Francia, si dimenticarono di farla, erano 5 anni di seguito, siccità totale. Geograficamente ben circoscritta lì dove non è stata fatta la benedizione. Però non si rendevano conto finché un religioso rivelò loro che non avevano pregato e si sono messi a pregare e come? E ritornava l'abbondanza. Sì, prima di rivolgere il nostro sguardo a San Marco Evangelista, ricordiamo brevemente appunto anche questa grande festa, grande giornata delle Litanie Maggiori, che poi nei giorni prima dell'Ascensione, che sarà fra 3 settimane, si rifanno quelle processioni, quelle litanie. Ebbene, ci narra la tradizione che intanto il 25 aprile, secondo una tradizione, era intanto il giorno esatto nel quale San Pietro approda in città di Roma, il 42 d.C., e il giorno nel quale anche quando vi erano a Roma, soprattutto sotto il Papa Pelagio II nel 589, un'esondazione del Tevere che ha portato talmente tanto fango che la peste decimava la città. E allora si chiedeva preghiera. Badate bene, si andava in strada. Si andava in strada, si riempiva le piazze. Si andava a Monte Citorio? No. Si andava in piazza, si protestava, si urlava, abbasso tale governatore, abbasso tale altro governatore? No. Ma si era in piazza, però si urlava. Non ingiustizia, io ho più diritto, io ho il diritto ai fotti, io ho il diritto a qui, io ho il diritto a una buona mente. No. Kyrie eleison. Si andava in piazza e si chiedeva pietà al Signore. È molto differente se quelle masse che vogliono scendere e scenderanno in città perché io ho il diritto la sera di andare dove voglio io anche dopo le 10. Invece di chiedere i loro diritti, andassero tutti in strada a gridare Kyrie eleison. Dio della speranza, liberaci dalla falsa speranza. E vedete, basta un po' guardare la vita religiosa cattolica, quella svoltasi nelle piazze, e la vita cambia totalmente. È tutta un'altra vita, tutto un altro spirito, non di curioso, rancoroso, ricerca di chi ha detto e chi non ha detto, invece di farsi accusatori, amari, amareggiati. Sapete chi è il più preciso, tagliente, accusatori di ogni male e errore? Satana. Lui accusa sempre, sul letto di nostra morte, questo è fatto, questo è fatto, questo è fatto, questo è detto, e tu pensi salvarti l'anima, scordati. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostre, amen, e adesso nell'ora della nostra morte, amen. Vedete come cambia l'aria quando si affronta la realtà, anche economica, con respiro liturgico cattolico. Da accaniti accusatori si diventa imploranti, sì, imploratori della misericordia divina, e questo poi non toglie la richiesta della giustizia divina.
Abbiamo parlato dei quattro animali appena adesso in Ezechiele. Abbiamo oggi in questa notte iniziato a leggere l'Apocalisse. Sono più o meno sono gli stessi quattro animali che reggono il trono divino. Dove si vede l'Apocalisse ci fa vedere il cielo, i santi. E i santi che chiedono con insistenza a Dio che giustizia sia fatta. E quando poi Dio punisce coloro che adorano la bestia, che loro che si sono fatti mettere il segno sulla fronte e sulla mano, esultano di Dio che li punisce. Ma non è la gioia di Satana di avere un'anima dannata. Sono due mondi diametralmente differenti. Ed è la nostra coscienza che mi fa dire in quale mondo sto io, quando accuso io. Kyrie eleison. Grandi momenti, cari fedeli. Litanie maggiori, quando dunque la città di Roma era distrutta dalla peste, Papa Pellagio II chiede, e poi segue il grande Papa Gregorio Magno che dice facciamo le cose con ordine, andate in 7 processioni, perché siamo troppi. E la inizia lì, le processioni nelle quali si scendeva in piazza per gridare e chiedere gridando misericordia di noi. La differenza è che andando a Montecitorio e urlando con ribellione e rammarico e amarezza diritti, chiedendoli a chi te li ha già tolti e chiedendoli ad altri te ne togli ancora di più, forse è meglio rivolgersi al Signore Dio, cosa ne dite? Ma non abbiamo ancora capito. Non si è ancora capito. Neanche certe destre, anzi tutte. Triste. Però prendiamo questi giorni delle litanie maggiori per avere il coraggio di innalzare il nostro animo verso il cielo, non solo per chiedere la benedizione dei frutti della terra in questi tempi comunque di clima anche stranamente sconvolto. Siamo ben certi che tutti questi sistemi ARPA che conseguono sono capaci anche puntualmente a influenzare un campo, una regione per vincere. Tra virgolette ci crediamo e non crediamo che Dio possa invece benedire i nostri campi e organizzare e temperare il caldo e il freddo, l'umido e il secco? Beh no, questo è cosa di altri tempi. Prima dobbiamo mettere via quegli strumenti di harpa, che se no non possiamo chiedere a Dio e tornare alle nostre belle tradizioni come già era una volta. Capito niente. Bisogna prima rivolgersi a Dio. Scendere in piazza e prima rivolgersi a Dio. E poi smontiamo le antenne. Insomma, andiamo avanti, cari fedeli, altrimenti... Però è importante avere presente sotto gli occhi questo fatto, e non è mica per nulla che non le si fa più queste processioni, o se le si fa come ad Asiago diventa un trekking. Ecco, trekking con connotazioni di ricordi di antiche tradizioni, molto bello, si cammina 3 giorni. Infatti molto bello e meno di niente. Da qualche anno fa è nata lì quella grande processo, magari non la fanno neanche con le storie di mascherine e quant'altro, però era rinata là, ma deve rinascere. Ci sforzeremo, cari fedeli, intanto adesso sempre meno gente va a lavorare, andiamo almeno sui campi a implorare la clemenza divina nei 3 giorni che precederanno l'ascensione. E tutto questo dunque coincide, come abbiamo detto, per così dire, per caso, con la festa di San Marco, che evidentemente poi anche a Roma stessa arriva più tardi come festa annuale. Dunque Marco Evangelista, che sappiamo che non era solo il, come San Pietro lo chiama, il mio figlio spirituale, perché una tradizione dice che noi sappiamo che era lui, colui che è scappato quando è stato arrestato Gesù, ed era molto giovane, ed era col lenzuolo addosso, e per svincolarsi narrano le scritture che è scappato nudo. Poi
si era, dice una tradizione, spaventato dai discorsi di Gesù Cristo: chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue. Ma alla prima predicazione di San Pietro, alla Pentecoste, si converte e dunque si fa battezzare, viene battezzato da San Pietro, e gli è poi il fedele, non solo fedele servitore e compagno, ma come ben sapete colui che scrive per conto di San Pietro e con l'autorizzazione di San Pietro il Vangelo, perciò anche è il patrono anche dei notai, perché fedelmente mette su carta quello che dunque San Pietro vuole. E sappiamo però anche che accompagnava San Paolo al primo viaggio, e che dunque da San Pietro viene mandato in Egitto, però prima ancora a fondare Aquileia, dove instaura il primo vescovo Ermagora, e dove la tradizione narra come in un viaggio per andare a Ravenna, passando nella laguna, e non c'era niente in quella laguna, lui vede e sente la voce: Pax tibi Marce, hic reescit corpus tuum, pace a te Marco, qui riposerà il tuo corpo. Dunque aveva come in visione profetica che alla fine il suo corpo a Venezia doveva riposare, e come anche ben sappiamo sarà. Lui sarà mandato da San Pietro a fondare la chiesa di Alessandria in Egitto. Come San Pietro a Roma, così San Marco ad Alessandria affrontano veramente il pessimo di quello che ci può essere di decadenza, idolatria e decadenza anche morale. Ed è lì che lui fonda la chiesa ad Alessandria, e al dire di San Girolamo, sarebbe proprio stato un gran scienziato di quella città, Filone, a dire di San Girolamo dunque, che avrebbe anche descritto la meravigliosa vita di quei primi cristiani ad Alessandria, che vivevano in perfetta comunione dei beni, e come a Gerusalemme, descritto da San Luca, vi era fra questi cristiani una fortissima carità e adesione e coesione, perché non è così semplice vivere mettendo insieme tutti i beni. Se lo provano oggi 10 persone, dopo 15 giorni sono liti tremende. Invece lì il desiderio della gloria di Dio, l'anelare al regno eterno, il desiderio di regnare con Cristo in cielo era così grande, e il disprezzo dei beni di questa terra era così grande, che facilmente se ne liberavano sapendo: ci organizziamo e poi vedremo. Un po' come quando si va in gita, allora per quel giorno della gita poco importa, mettiamo insieme qua la merenda, intanto stasera torniamo a casa. E così i primi cristiani vivevano, soprattutto nel tempo dove iniziavano le grandi persecuzioni, vivevano la vita qui su terra come una breve gita da finire presto. Tutta un'altra mentalità. Forse gli amici di Bill Gates ci aiuteranno a riprendere questo spirito. Ebbene, lì lui vive alla grande rabbia però dei pagani, se vogliamo anche dei neopagani, ne avevamo parlato, di quel neopaganismo che nasceva lì ad Alessandria, perché vedendo tanto la grande presenza, forte presenza ebraica con il loro monoteismo, ma in più la nascente cristianità con il loro monoteismo di un Dio vivente, morto e risorto, ecco che i pagani dicono: qua dobbiamo anche noi un po' rifare la nostra religione e dare sembianze anche noi un po' di monoteismo, creiamo così delle divinità che sono un po' Dio, un po' uomo, un po' tra Dio, un po' tra la creatura, che sono le forze delle nature. Insomma, però i pagani lì si arrabbiano a morte vedere il suo successo, e lo trascinano fuori dalla chiesa, e lo trascinano un giorno intero fuori, non in città, con un capo al collo, trascinato da cavalli, un giorno intero, la notte in carcere e il giorno dopo ancora.
E il San Marco sembra che non fosse stato molto anziano, però gridava, scantava: Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Il mondo cristiano è tutt'altro modo di vivere di quello di questo mondo. E ci ha dato l'esempio. E poi, come ricordate, doveva essere bruciato il corpo perché non ci siano grandi festeggiamenti. Una tempesta mai vista ha fatto fuggire tutti, e così il corpo poteva essere salvato e anche inumato. E poi conoscete bene la storia del IX secolo, quando Buono da Malamocco e Rustico di Torcello, grandi navigatori veneziani, un capitano e un comandante della nave con una flotta, vanno a Alessandria, riescono ad avere la salma, la nascondono, come sapete, in una cesta con la carne di porco sopra, perciò anche San Marco è il patrono dei cestai, di quelli che fanno le ceste. Lo portano dunque a Venezia, dove viene costruita la basilica e dove il santo opera una gran coppia di miracoli. Cari fedeli, invochiamo San Marco in questa giornata delle litanie maggiori e chiediamogli specificamente la grazia di avere il coraggio di vedere e rispondere con animo soprannaturale alle persecuzioni che sono già in atto, ma che sono niente in confronto a quello che ancora ci aspetta, e che aspetta soprattutto coloro che si faranno segnare col segno della bestia sulla mano o sulla fronte. Coloro che invece saranno segnati del segno di Cristo non saranno colpiti dai castighi ben descritti nell'Apocalisse, dei cavalli, trombe e coppe versate una dopo l'altra, sempre peggio, però saranno messi a morte da loro, dall'invidia, esattamente come quei neopagani odiavano San Marco e l'hanno trascinato per le strade di Egitto. Così coloro che rimarranno fedeli a Gesù Cristo, che non si abbasseranno ad adorare la bestia, che rifiuteranno di ricevere il segno sulla mano, sulla fronte, ancora una volta, non saranno colpiti da quei castighi di Dio, però saranno colpiti dalla persecuzione a morte dei predecessori e alla fine dell'Anticristo stesso, di cui dice li vincerà. Non è che danno fastidio, li vincerà, li metteranno a morte. Dunque, sua sum corda, alziamo il cuore in alto e chiediamo dunque per intercessione San Marco, lo spirito cristiano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.